Si vince perché io credo che tanti elettori, anche sedotti da messaggi altrui di competenza, di terzietà, oggi si ritrovino a scegliere tra due coalizioni, una che va da Calenda a Frattoianni già in perenne lite prima di aver firmato un accordo, dall'altra parte una coalizione di centrodestra che ha una storia di governo di questo paese a cui vogliamo portare un contributo, in cui torniamo senza aver abdicato a nessuna delle nostre idee, compreso il fatto che riteniamo che il governo Draghi avesse potuto, potesse, fosse utile che andasse avanti, ma la politica non è l'arte dell'analisi di ieri. Ieri tocca agli storici, noi dobbiamo costruire il futuro di questo paese. Quel metodo di responsabilità che Draghi ha dato al paese la vogliamo portare nella coalizione che vincerà le elezioni. È una sfida importante quella di portare una gamba moderata, responsabile, con vera cultura di governo che porti il miglior esempio della regione che governo, ma anche del miglior centrodestra, della migliore pragmaticità e senso di responsabilità dentro un centrodestra che si candida a governare questo paese. Vedendo l'altra parte, anche chi si definiva la bamba di centro e moderata dall'altra parte, i veti reciproci, le espulsioni, gli out-out, francamente, credo che a questo punto possa essere chiaro a tutto il Paese non solo il programma politico, ma anche la coalizione che è in grado di rappresentarlo al meglio e non è certo l'agglomerato che si sta formando a sinistra. A differenza di altri, io tante delle cose che vorrei vedere nel paese le ho fatte in Regione Liguria, la formazione professionale riformata in modo tale che le aziende ne abbiano facile accesso, la velocità con cui si realizzano le infrastrutture anche con fondi di protezione civile, la riforma del sistema urbanistico che ha fatto sì che Regione Liguria sia nella top 10 per il rilancio del sistema edilizio, la velocità di realizzazione delle opere pubbliche con un sistema che porta avanti le procedure autorizzative in parallelo. Potrei andare avanti a lungo perché ahimè governo da 7 anni e di cose ne abbiamo fatte davvero tantissime, le abbiamo provate sul terreno e abbiamo visto i risultati. Il settore turistico di cui ci accorgiamo troppo raramente, se oggi l'Italia cresce di più addirittura della Germania è perché il sistema turistico italiano oggi sta dando un contributo al nostro prodotto interno lordo di cui poi ci dimentichiamo appena altri settori ripartono e non può essere così. Lei ha detto che è una grande famiglia questa coalizione, però Brugnaro per il momento ha detto di no, troverà il modo di convincerlo. Se Luigi viene è un sindaco di grande capacità, grandemente stimato dai suoi cittadini, che ha voglia di dare un contributo a un progetto politico. Io credo che chi amministra una città, una regione abbia sempre quella concretezza e pragmaticità che serve. Ovviamente non solo è benvenuto, ma abbiamo tranquillamente tutti i posti a tavola che ritiene per dare tutte le idee che crede e non solamente a lui. Questa è un'alleanza aperta, siamo partiti. Perché è giusto che qualcuno faccia il primo passo, ora spero che altri si aggiungano.